È vero che esistono delle protesi anatomiche che simulano la forma naturale del seno, ma è parzialmente vero che l'aspetto naturale del seno sia dato dalla forma della protesi. Io ritengo che l'aspetto naturale del seno a fine intervento dipenda dal lavoro del chirurgo e da dove posiziona le protesi. Le protesi rotonde possono essere di varie proiezioni, a bassa, a media, ad alta proiezione. Io potrò scegliere se dare un effetto push-up alla paziente a fine intervento, quindi collocando le protesi leggermente più alte, potrò scegliere se invece fare scivolare il seno in maniera naturale, collocando la protesi più bassa. Usando delle protesi rotonde potrò dare meno complicanze alla paziente nel post-operatorio. Le protesi rotonde, se ruotano, non danno nessun problema. Le protesi anatomiche, se ruotano, distorcono la forma del seno.